bentrovati. Oggi parliamo ancora di libri e in particolare di un argomento collaterale ai libri. C'è una domanda che mi è stata fatta spesso negli ultimi anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, cioè da quando è nato Gregorio, ed è ma come fai a leggere così tanto quando trovi il tempo? Fatta una premessa doverosa, ovvero che io non ho un lavoro a tempo pieno e non sono quindi fuori casa per il momento 8 ore al giorno. E sembra una premessa stupida, ma è una premessa fondamentale, perché se lavorassi in ufficio dalle 8 e mezza alle 6 e mezza, ovviamente il range di tempo a mia disposizione sarebbe molto inferiore. C'è poi da fare una precisazione. Il montaggio con cui ho aperto il video vuole essere ironico e divertente, ma è anche assolutamente veritiero. Cioè, io leggo ogni volta che ho un tempo morto. E per tempo morto intendo anche un momento in cui magari dovrei fare qualcos'altro, ma prima di fare qualcos'altro finisco il capitolo che sto leggendo. Mister Marito mi prende sempre in giro perché dice che sono sempre a metà di un capitolo. Ogni volta che c'è da fare qualcosa, aspetta che finisco il capitolo e poi lo faccio. Io leggo sempre, sempre. Trovare il tempo per leggere per me significa trovare il tempo per gratificarmi. Ora, c'è chi si gratifica andando in palestra, e io li stimo da morire, andando a correre, chi va a giocare a calcetto, chi va al cinema. Io leggo, cioè per me. Ritagliarmi mezz'ora da sola in una stanza a leggere è un lusso, soprattutto da quando c'è Gregorio. E quindi è una coccola che cerco di riservarmi. In genere, tutti i giorni, essendo invece Mister Marito impiegato 8 ore al giorno, quando torna a casa la sera, io cerco sempre di ritagliarmi mezz'ora, 45 minuti in cui lui stia con il bambino, sia perché è importante per loro, per una questione di bonding, di legame tra genitori e figli, eccetera, ma anche perché così io riesco a farmi quella coccola di 45 minuti nei quali faccio rientrare cose necessarie, tipo, non so, lavarmi, struccarmi, quelle cose lì, ma anche leggere o se sono particolarmente stanca e non ho proprio voglia, magari guardarmi dei video su YouTube o farmi gli affaracci miei, ma tre quarti delle volte si tratta di leggere. Il mio trovare tempo per leggere è molto radicato nel perché leggo, cioè il motivo per cui mi piace così tanto leggere è la sensazione che mi dà la lettura, il relax che mi dà la lettura, la sensazione di evasione, di estraniamento, che quindi mi cancella le preoccupazioni dalla testa per il momento in cui sto leggendo, quindi non penso ad altro, quindi evado dalla realtà e poi fondamentalmente perché mi piace, mi diverte molto. Questo fa sì che io faccia di tutto per trovare il tempo per leggere. Detto questo, secondo me, trovando le motivazioni per le quali volete leggere o vi piace leggere, è un po' più facile poi andare a trovare il tempo per farlo, sempre nei limiti delle 24 ore giornaliere. Detto ciò, quando leggo io? Io leggo ogni volta che ho un momento morto o libero. Questo comprende quando Gregorio dorme la sera, ma anche magari il pomeriggio, se lui fa un'ora di pisolino, io magari prima sbrigo le faccende che ho da fare urgenti, poi almeno un quarto d'ora, 20 minuti leggo. Leggo quando Gregorio magari gioca da solo, è molto piccolo, non è interattivo, tre quarti delle volte preferisce comunque giocare da solo e farsi i fatti suoi, io devo stare lì a supervisionare che non si tiri addosso la libreria, quindi magari ho il libro aperto, gli do una letta. Leggo la sera quando Mister Marito mi dà il cambio o quando ho mia mamma o mio fratello che mi danno una mano con Gregorio, allora magari glieli lascio e mi prendo un quarto d'ora, 20 minuti per leggere, per finire il famoso capitolo. Leggo in bagno e questa è una cosa che mi ha insegnato mio padre legge in bagno da quando io ho ricordi ed è fondamentalmente un modo di evasione, nel senso che in bagno nessuno può venirti a chiamare e quindi magari invece di starci 10 minuti ce ne stai 20 e ti finisci il famoso capitolo. Ma io leggo sui mezzi di trasporto, quando ero più piccola leggevo in autobus, quando lavoravo effettivamente full tutta la giornata, in pausa pranzo mi capitava di leggere. Io leggo
Sempre, ogni volta che ho tempo. Questo non fa di me una sociale, nel senso che se sono fuori, se parlo con le mie amiche, non è che appena sono fuori tiro fuori il libro, ovviamente. Però cerco sempre di ritagliarmi i miei tempi, soprattutto nei periodi di magra. Ovviamente non esiste la formula magica, non è che io posso darvi un consiglio per cui voi da domani trovate il tempo di leggere e magicamente ce la fate. Più che trovare il tempo, secondo me, è trovare il modo. Nel senso che io non leggo 6 ore al giorno. Io diciamo che sommandole tutte probabilmente leggo una media di un'ora al giorno, un'ora e mezza, forse facendo la media adesso che sono un po' più a casa, non più di un'ora al giorno. Molto spezzettata peraltro, quindi magari sono mezz'ora la sera in genere lo faccio e poi un quarto d'ora qui, un quarto d'ora là, viene fuori un'oretta, un'oretta e mezza in tutto in un giorno. Non di più, però bisogna forse trovare la formula migliore per voi. Proprio l'altro giorno ho letto un articolo su il libraio.it, era un articolo di Rocco Gerace, mi sono segnata tutti i riferimenti, se lo ritrovo ve lo linko qua sotto nell'info box. Lui si era ispirato a un articolo di Book Riot. E dava i consigli per gente sempre di corsa, per trovare il tempo per leggere, per gente sempre di corsa. E alcuni dei suoi suggerimenti mi trovano d'accordo, altri no. Ve li dico. Il primo è leggere sui mezzi pubblici e io vi ho già detto che lo facevo sempre sugli autobus, sui treni e trovo che sia un ottimo metodo. Io leggevo anche in macchina. Lui poi consiglia gli audiolibri, a me non piacciono. So che sono una grande soluzione, che molti la usano, soprattutto perché potete far andare l'audiolibro mentre fate altro, quindi non so, mentre lavate i piatti, mentre passate i pavimenti, ma io ho bisogno di concentrarmi, sentire soltanto. Mi accorgo già che con i video di YouTube, che magari li lascio scorrere mentre faccio altro, ogni tanto mi giro e torno indietro, perché facendo altro la mia testa poi non è concentrata. Però so che c'è tantissima gente che si trova bene con gli audiolibri, che se li mette in macchina e li ascolta quindi in macchina o in cuffia mentre è sui mezzi pubblici. Se potrebbe essere la vostra soluzione, non lo so, questo ovviamente è un video generico. Vi consiglia di abbandonare un libro se non vi piace, che è una cosa che mi trovo assolutamente d'accordo, soprattutto se avete poco tempo e se fate fatica a trovare il tempo per leggere, non fossilizzatevi su cose che non vi piacciono. Leggete in bagno. Guarda che il bagno secondo me è il posto universale per leggere. E leggete in pausa pranzo. Altra cosa che so non essere facilissima perché mi rendo conto che per esempio Mister Marito in pausa pranzo loro sono in tanti e scusate, giocano a carte, interagiscono tra di loro. Ma per esempio la mia collega che è da sola in ufficio so che in pausa pranzo legge sempre e quella è già un'oretta che vi ritagliate per farlo. Detto questo, io ho 5 consigli che sono quelli che uso io, i miei modi per trovare il tempo per leggere e per far fruttare il tempo, perché secondo me non è tanto una questione di quanto tempo, ma della qualità della lettura, cioè quanto bene riuscite a leggere. Non so se mi sono spiegata. Forse dicendovi i 5 consigli sarà più chiaro. Il primo è leggere solo quello che piace e lasciare, abbandonare quello che non ci piace. Perché? Perché quando un libro ci piace, ci coinvolge, se lo leggiamo per mezz'ora, ne leggiamo molte più pagine rispetto a leggere un libro che non ci piace. Cioè, quando un libro mi appassiona, io 50 pagine le leggo senza neanche accorgermene. Quando non mi piace, faccio molta più fatica. Quindi la famosa ora, se in un'ora leggo un libro che mi piace tanto, ne leggo molto di più rispetto a leggerne uno che non mi piace. Seconda, iniziare, se si arriva da un periodo di stanca, di un periodo in cui non si è letto quasi per niente, iniziare con libri magari un po' più brevi. Cioè, se è un anno che non aprite un libro, cominciare con un libro di 1000 pagine forse potrebbe essere non esattamente gratificante, perché comunque ci vuole del tempo. Mentre invece, piano piano si riprende ritmo, perché è anche una questione di ritmo, secondo me. Tre. Provare i racconti, se ci sembra che arrivare a un obiettivo ci aiuti a sentirci più motivati, ovvero i racconti hanno il vantaggio di essere brevi, quindi se la lettura spezzettata non fa per voi, se vi sembra che interrompere il ritmo della lettura vi disturbi troppo, potete leggere dei racconti, in modo che un racconto di 20 pagine lo si legge in 10 minuti, un quarto d'ora,
è più facile trovare il tempo ed è autoconclusivo e quindi è più facile, magari più gratificante anche, oltre a essere più facile mentalmente perché non dovete continuare a uscire dalla storia e rientrarci. Secondo me è utile anche provare generi diversi, quindi se siete una persona che ha sempre letto solo gialli e in questo momento vi sentite affaticati, non ce la fate, io proverei con altri generi, con generi diversi. Mi capita spesso, magari apro il mobiletto dei libri da leggere e mi sembra di non vedere niente, allora magari faccio un salto nella libreria di mio fratello che legge dei generi diversi dai miei e magari c'è il libro che cattura la mia attenzione e magari è proprio quello che poi mi sblocca e mi fa andare avanti. Quinta cosa che per me è fondamentale, trovo che mi aiuti tantissimo, è leggere un libro alla volta. Quando inizio a leggere più libri faccio molta fatica perché poi cerco di portarli avanti in contemporanea, poi mi confondo, poi non mi trovo più, perdo un po' lo stimolo a seguire la vicenda e quindi mi rallenta molto, mi affatica moltissimo, quindi leggo un libro alla volta, ma questo è assolutamente personale. Conosco persone che invece a leggere più libri contemporaneamente hanno ancora più stimoli ad andare avanti e leggono molto di più. Lì sta ovviamente a voi. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è uno ed è leggete, perché secondo me più si legge e più si leggerebbe, è una questione di ritmo, di trovare il proprio ritmo, ma se insistete, se tenete duro, secondo me è una cosa che poi prende piede da sola e va sempre più, diventa sempre più facile. Leggete, 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 e se avete bisogno di consigli di lettura tornate a trovarmi perché ne parleremo prestissimo ancora. Quindi, per questo video è tutto, fatemi sapere quali sono i trucchi che usate voi per leggere, cosa ne pensate di questi consigli, se potrebbero aiutarvi oppure no, quali sono i vostri consigli per leggere e trovare il tempo di leggere. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo sempre qui sul canale. Ciao!